Wella wella raga, spero che stiate tutti bene oggi. Sapete che cosa è successo? Stavo rivedendo il video che ho appena girato del gerunds in inglese e mi sono detto, sapete che ci vuole? No, mi sono detto, sai che ci vuole? Ci vuole una bella frase grande per dimostrare un po' meglio come possiamo usare gerunds in inglese. Quindi ho scritto questa frase, we're gonna break it down, ok? To break down è un modo colloquiale per dire, è un phrasal verb, è un modo per dire, vogliamo fare un'analisi, ok? Vogliamo vedere bene una cosa, alright? So we're gonna break it down. So let me find somewhere nice to take a seat, and we are going to go over this. Go over. Another phrasal verb. To go over is to, è come dire discutere, okay? We're gonna discuss it. All right, so here we are at a table. Siamo qui ad una tavola. Mettiamo questa cosa giù. Okay. Vediamo. Ci siamo? Okay, penso di sì. So, I've got a whole little, kind of like three sentences, o diciamo tre frasi. Vediamo che cosa possiamo fare insieme. Voglio leggere prima tutto in inglese e poi farò la traduzione in italiano. O magari faccio inglese e italiano. Vediamo, ok? Non posso mai scegliere. So, let's take a look at this. To take a look is, diamoci un'occhiata. So, prima, I enjoy speaking Italian. Vuol dire mi piace parlare italiano, o... Sì, mi piace parlare l'italiano. We're going to use, this is when we're using speaking, a gerund, as object of a sentence, as the object. Qui abbiamo usato to speak, come un verbo con il suffisso ing, come oggetto di una frase. I enjoy speaking Italian. However, I do find difficulty in translating some words. However, I do find difficulty in translating some words. Qui vediamo che ho usato la parola, il verbo to translate, dopo un preposizione. Quindi si deve dire dopo un preposizione un verbo con il suffisso ing. Vuol dire, però, veramente cerco difficoltà. Quando usiamo il verbo to do così, I do find, invece di I find. È come vorrei rinforzare che questa è una cosa che io trovo difficoltà con questa cosa, ok? Veramente. Quindi, however, I do find, proprio. Trovo difficoltà in translating, a tradurre, some words, qualche parole, o qualche parola, some words, qualche parola, qualche parola, qualche parola, penso si deve dire, si debba dire, vedete, congiuntivo? Allora, andiamo avanti, let's move on, possiamo dire in inglese, let's move on, andiamo avanti. I think it's because English has a different way of putting words together. I think it's because, penso, è perché, English has a different way, inglese ha un modo diverso, di putting words together. Non voglio fare una traduzione così, perché poi è difficile capire. Quindi, I think it's because English has a different way of putting words together in sentences. È buono aggiungere questo. Allora, abbiamo usato un phrasal verb, to put together. To put together significa, in inglese, to combine, to assemble, è come dire mettere insieme, combinare, ok? Questo è come usiamo to put together, perché letteralmente stiamo parlando di mettere cose insieme, to put together. Con phrasal verbs spesso possiamo inserire cose in between them. So sometimes we could do put qualcosa together. Possiamo dire questo, non ci sono problemi. Quindi posso dire, to put words together. To put together words? Diciamo questo, però secondo me suona meglio se diciamo put qualcosa together. Non lo so, sembra, suona meglio così. Quindi, I think it's because English has a different way of putting words together in sentences. Vuol dire, penso sia perché inglese ha un modo diverso di ordinare, di mettere insieme parole in una frase. Learning Italian is fun, and I think everyone should learn it too. Significa, imparare l'italiano è una cosa divertente, è una cosa piacevole, piacevole, penso sia la cosa migliore, la traduzione migliore. E penso che tutti dobbiamo impararlo pure, o impararlo anche.
Significa questo. So, learning. Abbiamo usato un gerund come soggetto di una frase. Abbiamo usato un verbo con il suffisso ing come soggetto. Learning. Questa è la cosa di cui parla la... di cui dice la frase. Learning. È la cosa più importante. È il soggetto. Learning. Italian is fun. Ok? Quindi, spero che questa... piccola, spero che queste frasi, è un piccolo paragrafo, vi faccio vedere quello che c'è scritto qua sul mio telefonino. Penso, spero che vi aiuterà. Se avete delle domande, fatemi sapere sempre nei commenti, sono sempre qui per aiutarvi. Eh sì, stavo pensando che veramente ci vuole una spiegazione un po' in più, perché a volte solamente facendo vedere piccole frasi è facile vedere le differenze, o è facile vedere come si devono usare queste cose. Però quando poi uno deve parlare, poi le cose cambiano, no? Io so esattamente com'è. Allora ragazzi, come sempre è un piacere. Always remember to spread the love, e spero molto che vi sia piaciuto questo video, e ci vediamo alla prossima. Dai, ok, ciao ragazzi.